E siamo tornati ancora una volta con voi, per voi, fra di voi. Io sono Merlo, come l'unico, l'incredibile, l'inimitabile, il fantastico, il teorico, il tecnocinofilo Gabriele, detto anche Wolcat. Buonasera. Il Veramente. tecnocinofilo mi è piaciuto, Non mi visto che dobbiamo stavano. ammaestrare le bestie della Esatto. chat, dici. Assolutamente Ciao sì, Merlo, ciao Merlo. dobbiamo dimostrare un po' di umanità, dobbiamo dimostrare anche un po' di cattiveria, perché abbiamo visto tutta una serie di games che spaziano dallo stomp completo, e quindi tipo magari quelle lobby in cui abbiamo una chiara idea di chi vince il tavolo, come ci ricordiamo nella prima settimana con Fappenstein, per esempio, e Symphony, o su game un po' più stretti, un po' più close, Come specialmente nelle ieri. call più avanti, come quelli con Ice Bloom Matt oppure con Le Shot. Dove chiaramente l'intera board può essere catapultata da un momento all'altro semplicemente per uno scivolone e per un set fatto male. Cosa che è accaduta anche ieri, perché ieri noi stavamo seguendo le avventure di Hassan, che aveva ottime possibilità di vittoria, ma che purtroppo, nonostante avesse totalizzato un 6-2-2, solido. Molto Perde solido. contro il primo posto di Onga Sbadonga e chiaramente anche il primo posto totalizzato a un certo punto da Emb 1995. Quindi anche oggi non sappiamo cosa andiamo incontro. Dove sono puntati i tuoi cash money? Vuol Caterino? Voglio saperlo da te. Allora, io so di un Gucci Gang TFT che andremo a vedere oggi, che so essere membro attivo del TFT da alti livelli italiano, quindi magari ci regalerà uno stomp alla Sweller Tiger o alla Symphony, che nelle prime settimane hanno dato spettacolo annichilendo completamente delle lobby. Questo è anche il bello di questo tipo di evento, ragazzi. Tenete bene a mente che siamo alle fasi qua di qualifica in questo torneo di TFT, quindi siamo alla fase open, dove vediamo semplicemente gente che si è iscritta, che sta cimentandosi, che sta avvicinandosi al competitivo di TFT. Chiaro che invece qua, nel mezzo dei qualifier, nel mezzo dei gruppi, ci sono anche dei giocatori veterani che invece abbiano già magari esperienze di ambiti competitivi di alto livello. Oggi pare essere una lobby in cui l'unico nome, mi perdonerà se c'è qualche altro giocatore di alto livello di cui non conosco il nome, c'è solo Gucci Gang che ha un edge sugli altri partecipanti alla lobby, però anche ieri vedevamo il Pup, un altro membro noto della community, che aveva le mie fiche personali schiaffate su di sé e poi è caracollato al sesto posto del girone. Quindi non lo so, tutto può accadere. TFT è anche molto bello per questo. Tutto può accadere soprattutto e grazie anche all'introduzione dell'ultima patch, dove finalmente abbiamo una nuova galassia, lo ricordiamo per chi non si fosse affacciato ieri, e abbiamo quindi Elite Legends, dove ogni singolo giocatore invece di partire dalla classica pool di 100 HP parte con 85, ma la differenza appunto dove va a inserirsi? Va a inserirsi nel fatto che questa è un'altra aggiuntiva mappa modalità all'interno del pool, andando a ridurre il ratio di normal games dal 30 al 25%, quindi molto più facile vedere, come abbiamo visto per esempio ieri verso l'ultimo game delle Jack Nebula, per degli Star Cluster o dei Super Dance Galaxy, quindi molto molto più probabile vedere delle galassie atipiche dove i giocatori devono giocare attorno al rule set per riuscire a uscirne vincitori, che non magari una partita normale nella quale soltanto la tua strong economy o magari la tua fortuna nel PvE oppure semplicemente la tua abilità di accaparrarsi item utili all'interno del carosello può valere. Per quanto riguarda metagame, abbiamo visto comunque una Kayle ancora, nonostante il nerf, che ha attaccato in maniera sostanziale la sua mana pool, aumentandola, quindi rendendo il suo andare online e sbloccare il suo potenziale un po' più lento del solito, ma chiaramente nel momento in cui una Rage Blade è un item difensivo, bene o male, supplisce a questa sua mancanza ed entri online comunque. E in generale il meta si sta affievolendo sempre su Kayle, Shredder, Void la maggior parte delle volte, con forse nell'ultima settimana e mezzo, due, qualche Ziggs in più, ma giusto qualche Ziggs in più che abbiamo visto utilizzato magari nelle prime fasi, più che altro per pivoting, per poi prendere qualcos'altro e poi scendere sempre in una Kyle composition. Non abbiamo mai visto dei ribelli utilizzati fino a endgame, fino alla fine, per questo tipo di motivo. Cosa
Cosa hai visto tu invece? Come interpreti tu il meta invece, Gabri? C'è un'ascesa di queste comp che utilizzano gli snipers. Abbiamo visto salire di Vero? quotazione Jhin Kerry in qualsiasi sua salsa. Abbiamo visto l'arrivo di comp che vantano proprio la coppia di sniper come principale nucleo per distribuire danni sulla mappa. L'ultime due comp che mi saltano all'occhio nella tier list a cui spesso faccio riferimento, quella di Saint Vicious e da altri play americani, Jinx JK, è la Kate comp, che appunto può avere due iterazioni, quella con tripla Darkstar, quella che gioca con due protettori, quindi tripla Darkstar, due Celestial, oppure quella che gioca con due Mistici, tre Star Guardian e due Crono. Comp che comunque vedono in entrambe le salse Kate e J4 pushati livello 3, con attribuzione degli item proprio a Kate e a J4, che quindi richiede un hyper roll sul 3.1. Un hyper roll 3.1 che ha un po' messo i bastoni tra le ruote all'altra comp che è però la 3.1, la Shredder canonica, che invece ha perso molti molti punti sul tier normale. E in queste giornate stiamo vedendo, specie quando le lobby sono un po' più serrate, un po' più d'alto livello e non c'è la classico scenario da stomp di due giocatori veterani contro dei giocatori novizi, della tendenza ad andare più per lo slow roll, quindi non volersi arrischiare la pratica dell'hyper roll, che può dare ma può anche togliere parecchio se ci si butta l'economia sopra e se non si ottengono le proprie unità a 3 stelle, in favore appunto di un playstyle molto più lento e conservativo, con molta più enfasi sulle comp di transizione. Non di Micro Legends si tratta la nostra prima partita di giornata, bensì di Medium Medium Legends, Legends, 125 punti di vita. parli proprio di slow roll e Medium Legends è proprio una di quelle galassie in particolare che ti permette di prendere parecchi danni in più, specialmente sulle primissime fasi di partita, permetterti quindi di ottenere qualche sconfitta in più, in occasione magari nel fare un po' più di economy, fare un po' più di gold passivi e poi spendere soltanto quella passiva di gold dopo dei 50 per poterti permettere appunto qualsiasi personaggio tu desideri. E hai ragione, abbiamo visto l'incremento incredibile da parte di Caitlyn, nonostante il nerf che sia arrivato proprio con questa patch. Ricordiamo, nel momento in cui tu rolli Caitlyn al livello 3 immediato, avevi la capacità prima di shottare qualsiasi personaggio su mappa tramite appunto la sua spell che faceva 3000 di danno. Adesso siamo scalati a 2250, che è un potente nerf sotto questo punto di vista, ma è anche vero che è un nerf che va a affliggere più che altro i tank e i frontliners, perché non vedrai mai una backlane che resisterebbe a tutto quel danno, mentre la frontline invece può ancora, se itemizzata con una Warmog, per esempio, può ancora resistere, se è una Poppy può ancora resistere, eccetera, eccetera. Dice Benone Merlo, in effetti è un nerf che era doveroso, visto che Kate 3 veniva usata veramente dovunque, laddove fosse possibile. Era uno strumento troppo importante, perché indipendentemente dalla propria sinergia, avere un champion sulla tua board di livello 1 che si tradda per un qualsiasi champion degli avversari suonava un po' ingiusta come cosa, così in effetti lo era. In effetti era un nerf, un piccolo nerf era doveroso, ma concentriamoci ora sulla board di Yorus, perché oggi avremo le prospettive di Yorus T e di Teron Lirazen. Terremo molto d'occhio anche il buon Gucci Gang, che, ripeto, a essere così, da voci di corridoio mi giunge dei favoritismi, dei pronostici che lo vedono favorito per questa giornata, quindi attenzione anche a Gucci. Ma siamo con Yorus per ora. Yorus che sta andando con quello che pare essere una Shredder, con un pacchetto che gli ha consegnato direttamente una Xayah, un'ottima Xayah 2. C'erano delle Kate, ha deciso giustamente, a mio avviso, di vendere la Kate che era in possesso di una Giant Belt che mal sinergizza con l'unità. E abbiamo un ottimo setup provvisorio con due signore Vanguard là davanti a proteggere Xayah 2. Assolutamente sì, abbiamo delle Giant's Belt che magari per il momento non sono comodissime per quanto riguarda la Xayah, però possono sempre essere trasformate in un secondo momento in una Trap Claw. In questo caso possono andare direttamente, eccoli qua, Molto buona sulle attribuzione di item. unità frontali per permettergli di tankare leggermente di più all'interno dell'ingaggio. Xayah a livello 2 è comunque un'unità molto molto forte e credo che in questo caso abbia un contro di sé una signora comp data semplicemente dal tier Eh sì. Club. Ai ai ai, abbiamo una Warmog direttamente più un Rod su quel Mordekaiser. Non sarà per niente felice questo scambio. Eh no, ed è molto buono attribuire subito un Tiff Glove. Se un item che per definizione, attribuendo due item completi, o meglio, un item completo e una componente, è un po' un cheat, no? Un po' supera se stesso, supera il proprio valore del doppio guanto per definizione. È un item rischioso, ma che qualora ti viene attribuito, va sempre considerato l'attribuirlo early game a un'unità, perché va a darti una win streak abbastanza facile.
Vero, vero. E in questo caso anche gli item che sono stati presi molto molto buoni ed efficaci per questo particolare momento, quindi molto molto buono per lui. E Ho vedremo visto se ci sarà un... Rakan, Yoros mi ha già un po' sorpreso. Comincio come ieri, attenzione, disclaimer. Bene, vai, vai. Wolcat appena si prende un'unghia che impara due cosette, si prende tutto l'avambraccio. Allora, no, di base vorrei vedergli prendere questi Rakan. Rakan che andrebbero a coadiuvare molto bene la Comp Shredder, essendo appunto un'unità cruciale. E di fatto non Esatto. stiamo preservando una sinergia di chissà quale importanza con questo Mordekaiser. Buono aver trovato Jace così presto, molto molto buono aver trovato Jace così presto, però darei l'assoluta priorità alla Xayah ancora presenti nel pacchetto e al Rakan presente nel pacchetto nonostante ne abbia già saltato uno. Quindi personalmente terrei d'occhio queste due unità perché sono Possibile importanti che per la lo strategia. prenda dopo la vittoria nel caso riesca a vincere dei Può gold? essere. Molto molto vicino in questo caso alla sconfitta. Sai, hai E prende altra preso Xayah, niente però non vende Rakan. nulla. Non vende nulla per Rakan. Avrà venduto la Fiora in questo caso, pur di aggiudicarmi un Sì, ipotetico Fiora poi Rakan Kate, 2 Leleona e anche. Celestial. Sì, esatto. C'erano diverse opzioni. Ha optato per il no, e quindi noi facciamo il gioco inverso. Anziché criticare le scelte di Yoros, che di fatto ha ancora moltissime opzioni davanti a sé, proviamo a capire cosa vuol fare. Beh, probabilmente sta semplicemente usando, e lo vediamo fare spessissimo, il early game da Vanguard per traslare poi a Kayle Comp oppure a Mech Infiltrator. E lo dico anche perché vedo il buon Yorus accaparrarsi queste prime due Kai'Sa. Molto buona comunque shiftare su una Vanguard del genere, avere comunque Kai'Sa doppia a disposizione che può già traslarsi in un livello 2, però come vedi per esempio Zaguzzo ha fatto la scelta inversa, ha subito messo in campo un Rakan che potrebbe cambiare completamente la visione esatta di quella frontline, perché non solo prende il frontliner, prende anche Xayah per uno spin, per uno stun. E sono guai. Questa sarà una sconfitta. E quindi questo di nuovo ipotetico winning streak, losing, di nuovo winning, di nuovo losing, che non va per niente bene quando stai cercando di costruire gold passivi. Ma non sono preoccupato perché siamo in Medium Legends. Certo, c'è Quindi tempo. puoi veramente prendere tanti, tanti, tanti colpi, tanti schiaffi e slow rollare al tuo core contempt, come si potrebbe dire. Sì, mi trovi d'accordo. Effettivamente, Mech Infiltrator, a mio avviso, guadagna qualche punticino in questo tipo di lobby perché sono molte le partite in cui devi, per forza di cose, tankare, soffrire un pochino l'early game alla ricerca del tuo Mecha Garen che si chiude solamente con l'ottenimento di Fizz, che è un'unità 4 stelle, un'unità epica, e di conseguenza può essere tardivo l'allestimento della tua formazione perfetta, anche se di basso livello. Ora che hai un po' la capita parte in più, puoi appunto permetterti di slow rollare al 5, al 6 o al 7 alla ricerca delle tue unità 3, che sono Annie, che sono Kai'Sa, che sono Shaco, se lo vuoi minimizzare perché c'hai dei buoni item, o banalmente Rumble, e a quel punto essere comunque tranquillo di avere più tempo del solito per andare a arricchire la tua comp. E ci E sono due Rumble! infatti proprio Rumble capita sotto le mani, in questo caso, anche Modello Morello, Nomicon vista in mano. Morello. Utile, utile, utile per questa Kai'Sa. Giustissimo. Ricordiamo, se dovesse riuscire a trovare poi una combinazione di spatola con Demolitionist Charge, sarebbe proprio muah, al dente e sarebbe in grado di implementare un ottimo DPS plus stun, diciamo, dietro le linee nemiche. C'è una vendita veloce, c'è una trasformazione qui intanto di Traplo con gli elementi che aveva inizialmente tramite quella Giant's Belt. Quindi sì, Ha fatto un'ottima giocata qui, secondo me. Si è dato l'opportunità di vendere Lucian, Leona e i due Malphite in caso di vittoria per andare a 20 di interest. 20 di interest che è molto importante raggiungere. È una comp, quella che sta buildando Yoros, Mech Infiltrator, che ha bisogno di quanti più gold possibili per andare a slow rollare o a Chinese rollare, come si dice anche in gergo, sull'interesse guadagnato e ottenere appunto le unità al 3. Unità che, ripeto, essere due del Mech, quindi Annie Rumble e soprattutto Kai'Sa, ma anche Shaco volendo. Perché sono due ottimi carry, a seconda anche un po' degli item che ti capitano. Kai'Sa priorità assoluta, molto importante con la Demolition Charge, come ricordava Merlo, ma anche Shaco non è mai un'unità da ignorare, perché qualora arrivassero tanti item da attack speed, da attack damage, sarebbe molto buono anche itemizzare Shaco. Mi interessa e mi piace soprattutto questa mossa del andare a subito fare submit di Trapclaw invece di aspettare il round PvE, vedere un po' che cosa gli sarebbe uscito dal cilindro invece di andare subito ad impiegare chiaramente un glove a tua disposizione con cintura. Perché ricordiamo, glove è parte di quella Quicksilver, quindi se tu avessi aspettato
un paio di turni in più, chissà che non ti sarebbe capitato una Negatron Cloak pronta pronta da affidare appunto ai tuoi personaggi. Ha voluto fare questa scelta, ha voluto fare full commitment, vedremo se ripagherà. Io già ieri mi sono ricreduto guardando Assa giocare molto aggressivo su quelli che sono i canoni di questo playstyle, di come va giocato un qualifier di questo tipo. È vero, non nascondiamoci, è un accesso open quello a cui stiamo vedendo, quello a cui stiamo assistendo, quindi ci sono molti giocatori che stanno appunto cimentandosi, che stanno provando a muovere i primi passi nel competitivo di TFT. È una strategia molto aggressiva, per quanto piena di rischi, può andare proprio a mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori un po' più impreparati, che hanno bisogno di più tempo per andare a spostarsi sulla comp definitiva. Quindi rollare aggressivamente può dare i suoi frutti, per quanto si sbaglino molte micro giocate, molte decisioni appunto nell'ambito micro, quindi mettere questo piuttosto che quell'item, mettere questa piuttosto che questa unità, si rivelano essere comunque ok nel momento in cui si è livellato molto, si è aggredito molto il pool di champion e si sono conservati gli HP di fatto. Comunque le mie chips, a proposito, non ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in realtà off stream, andavano tutte su Shintaro, che al momento è uno dei top contenders all'interno della lobby. Vediamo un po' per quanto riguarda invece Yoru, che cosa tirerà fuori dal cilindro. Sono due BF con un archetto a sua disposizione. Not bad. Quindi comunque allora, Deathblade a sua disposizione se volesse ipotecarle subito, ma comunque quell'archetto fa sempre comodo per via della Giant Slayer. Non è malissimo questo scenario, non tanto perché si tratta di buoni items, non sono item da Mech Infiltrator, esatto, ma perché si ottiene un importante arco in ottica Kayle. Non siamo ancora full committed, non ci sono unità hyper livellate a terra, al momento la comp di Yorus è un ottimo money maker, non è una comp definitiva, non c'è nulla di hyper livellato, appunto non c'è commitment pesante se non morello nomico a livello di items, Trapclaw che può essere un item difensivo per molte, molte unità, certo. E quindi la prospettiva Kayle, che è sempre allettante, sempre gustosa e sicuramente remunerativa, va considerata. Potrebbe arrivare, dipende appunto dai suoi roll, dipende appunto da come andrà a levellare, come andrà a gestire la serie di sconfitte che adesso andrà a staccare, perché siamo già a 2, ma di nuovo, non è preoccupante perché adesso lui ha raggiunto i 100 HP, la soglia con la quale tecnicamente tu avresti già dovuto iniziare dal round 1, quindi dal primissimo carosello. Quindi bene o male, di nuovo, poche preoccupazioni, ancora tutto molto tranquillo, e il resto degli avversari ancora non ha un'idea precisa su cosa andare a buildare. Shintaro forse è andato anch'esso per un Mech Infiltrator, come possiamo vedere da un paio di pezzi, per esempio delle Anni, una davanti, una in panchina, abbiamo visto per esempio una Kai'Sa slottata con degli item, quindi forse potrebbero esserci dei problemi, dei clash da questo punto di vista, per quanto riguarda la presa dei champ. Però qui vediamo un Graves goldato al 3. Board. Yai. Malissimo. E ci sono anche delle buone prospettive per andare a space gemmare attraverso il game. Non sono proprio idilliaci gli item su Darius, visto che vuoi item su single target molto forti, come appunto possono essere un Rabadon o uno spell crit. Esatto. Morello naturalmente più interessante sugli AoE damage, quindi distribuiamo appunto il debuff di Morello Nomi con la bruciatura su più unità possibili. Però se non altro avere quelle due unità così livellate e così forti da subito è un'occasione di fare tanto gold e soprattutto, come hai detto tu, fare slam dunk sugli avversari, che nel momento in cui tu raggiungi quel livello 2 con Darius riesci a fare molto molto facilmente, perché a questo stadio della partita non tutti sono andati ancora nell'hyper roll completo, ancora nessuno ha committato su troppe unità di livello 2, quindi ci sono ancora parecchie livello 1 sulla mappa, come vediamo anche solo per P95 in questo preciso momento, ergo puoi tranquillamente trasformarle in carne da macello e fare slam dunk a tuo piacimento. Qui purtroppo ci sarà un'ennesima sconfitta, poiché chiaramente ancora non c'è una configurazione standard per Yorus, deve cercare di riprendersi. E notate bene come questi punti vita 84 al momento sarebbero stati ben più bassi, dico banalmente, se fossimo stati in galassia normale. Questi 25 punti in più stanno valendogli una situazione non di totale disfatta, c'è ancora molto molto tempo per arrivare alla propria comp, c'è un ottimo Fizz già a terra. Molto gustoso.
Guarda come vola Shintaro, da accaparrarselo, sì, mette una finta di corpo e poi va a prendersi Fizz. Shintaro purtroppo dolore per lui, però ha ancora a disposizione parecchi item utili dalla sua. Andrà a prendere direttamente una Rod. Che è interessante, cosa puoi fare di buono con Rod nel momento in cui hai una Mech Infiltrator? Perché credo stia buildando anche lui la stessa identica cosa. Chiaramente puoi fare Demolitionist Charge con la spatola, se trovi la spatola, perché certo, è un grosso se. Generalmente a chi altro puoi affidare questo diciamo AP in più? Kai'Sa Morello, se non l'hai ancora chiusa. Kai'Sa Morello, Kai'Sa che può anche vero, Kai'Sa Morello in ottiche molto molto strane, visto che comunque si tende a fare il livello 3 su Kai'Sa, potrebbe portare anche un Ludens su di sé. Più che altro perché appunto abbiamo già visto Kai'Sa con Seraph Embrace, se non sbaglio, sulla zona di Shintaro, quindi effettivamente gli mancherebbe quel Kai'Sa Morello per andare a scaldare il danno. Molto molto contester, ma intanto Mech Infiltrator è pronta. It's on, baby. Ok, ora si può respirare. Manca l'itemizzazione. Questa spada su Fizz non è poi una buonissima notizia. C'è la Deathblade su Shaco che condivido appieno. Poteva anche aspettare IE o IEGA, visto che comunque adesso deve anche fare i conti col fatto che c'è una spada sul Mech, che non è proprio una prima scelta. Ideale. La spada sul Mech può ripiegarsi su GA, può finire con l'essere poco altro, in realtà no, pressoché solo GA. Sugli item suggeriti, gli item top tier che vogliamo sul nostro Mech, non figura alcun item le cui componenti siano un ABS Sword, quindi BV, QSS, Bramblevest, QSS, Tilted Resolve, Trap Claw, D-Claw, Warmog e Shroud, i top item su Mech, come avete sentito dal mio elenco, dalla mia lista della spesa degli item ideali, non figura in alcun modo la spada, però la GA è tutt'altro che da chiaro buttare. Nel caso sia GA, l'unica cosa, l'unico item che puoi fare di manovra d'emergenza, ma di nuovo non è un item ideale, è qualcosa in cui tu diciamo rientri, e o lasciare la spada così nuda e cruda, oppure sacrificare una Negatron Cloak per ottenere eventualmente un Bloodthirster. Non è ideale, ma è sempre un item semidifensivo e comunque un item che tu vai a affidare a un brawler. Però è di nuovo è una situazione tale nella quale oramai non ci sono più roll di item singoli, non ci sono più roll di ingredienti, per così dire, e oramai sarebbe appunto l'unica cosa finale da aggiungere su questo Mecha Garen. Ma di nuovo, parliamo di teoria, parliamo di reami, di possibilità eventuali per Ryoru, se non dovesse avere appunto gli item giusti al momento giusto e se non dovesse arrivare tra i vari PvP e PvE round come il prossimo la Chain Vest, perché a questo punto una Chain Vest secondo me sarebbe veramente veramente Gucci. E poi attenzione, non è mica obbligato a tenersi quel Fizz, se è largo coi tempi e visto che questa galassia glielo consente, può anche andare a scartare il primo, venderlo se lo trova. Proprio questo Fizz, appena dovesse averne già due da parte, e a quel punto potrebbe swappare con un Fizz di quelli senza item per passare questa spada ad uno Shaco che sta configurandosi come un ottimo carry, visto che è già livello 2, e visto che va sempre, sempre, sempre tenuto d'occhio Shaco, perché veniamo da diversi metagame in cui il protagonista di questa backline, Mech Infiltrator, non era Kai'Sa, bensì proprio Shaco, che ai tempi d'oro veniva itemizzato con GA, con Bloodthirster e con Infinity Edge e seminava veramente il panico. Comunque Negatron è arrivata, quindi comunque con l'opzione, ricordiamo, c'è in, diciamo, nella back pocket per questa Bloodthirster. Come hai detto tu, la vendita di Fizz può essere tutt'altro che presa sotto gamba, poiché come hai detto tu, puoi toglierlo, metterne un altro in campo e successivamente sperare di trovare altri Fizz. Il problema è che credo che questa Mech Infiltrator sia contestata da due, da anche Shintaro stesso. Quindi chiaramente vai a capire come sono dei pezzi molto molto gustosi, molto molto golosi, che potrebbero andare in mano ad altri. Vediamo intanto come è itemizzata Caitlyn dall'altra parte, estremamente aggressiva, il danno che riesce a allargire anche solo a livello 2. Intanto comunque gli Infiltrator faranno il loro lavoro all'interno della backline e sono danni. Kai'Sa Morello nel suo piccolo fa veramente già malissimo. Siamo lontani dall'averla a livello 3, sarebbe l'optimum, ma siamo già con discreto Mecha Garen là davanti. Non è proprio usuale a livello 6 essere già comodi comodi con il Mech completo, e lo vediamo quanto infatti stia imprimendo un passo alla partita molto molto positivo per Yorus. Non è facile buttare giù questo Mecha Garen se non si è armati con Last Whisper o se non si ha magari danni puri.
ottimo roll per ora. Siamo già in un'ottima posizione, tra l'altro, per Shaco e Kaisa, uno di due al tre. Non è affatto male, considerato che è ancora molto presto. Siamo a 4 e 2. Shintaro che comunque ha un'itemizzazione al momento molto molto aggressiva. Ed eccolo qua, la doppia Mech Infiltrator che si scontrerà one on one. Vedremo chi avrà ragione. Dall'altra parte un paio di item estremamente difensivi, sicuramente molto più levellaggio su questo match. Garen che riesce già a utilizzare la spell, dall'altra appunto completa distruzione. Shaco baby, guarda quanto danno riesce a elargire. È un mirror match che vede, secondo me, favorito proprio Yorus in virtù del fatto che Shintaro è a livello 6 e sta schierando una Kayle che viene assolutamente divorata dal salto di Trolle Quinte sul salto della backline dell'infiltrato di Yorus. Quindi è un mirror match che vedrà vincere molto molto spesso il nostro Yorus. Nel mentre Terron, dopo davvero moltissimi round di winning streak, ricordo di averlo visto fiammeggiante a 123 punti vita per gran parte di questa partita, subisce una loss finalmente e prende 16 punti di danno arrivando a 107, mantenendo comunque la lead della lobby. Ma sarei proprio curioso di vedere chi è stato autore di questo colpo a Theron. Probabilmente Don Matteo Salvini, che è l'altro player in winning streak oltre a Yorus. Abbiamo visto in questo caso affidato un'altra BF in mano a questo Shaco per maximum damage potential. Lo vediamo fare veloce lavoro all'interno della backline contro Ashe. Si ritroverà in questo caso anche lo stun, la spell su di lui che va a coprire l'intero team. Molto molto interessante. E stanno cedendo tutti, da Malphite a appunto Jace. Nessuno riesce a reggere a tutto questo danno. E si è anche ritrovata quella situazione di cui parlavamo prima. Abbiamo un Fizz in panchina che può essere introdotto all'interno della lobby per vendere quel Fizz in campo e prendere la BF in mano. Lo farei, l'opzione lo farei. L'opzione è lì. BT, c'è l'opzione di dare BT e pronti via un'altra spada. A questo punto, in realtà, forte della win streak, sarei abbastanza tranquillo e mi andrei a prendere i miei round, anche se dovessero arrivare delle sconfitte. Eccola! Spatola, baby! Ed è anche a metà classifica, molto possibile per lui poterla prendere. Fate la punta. Ce ne due davanti a lui, sì. Ce n'è una che andrà fuori adesso. Deve prendere quella da Sussoraka sicuramente. Mi frutterebbe anche più gold nel momento in cui va a vendere. E non è messo uguale quanto, eh. No, esatto, non è messo uguale neanche col non è messo uguale quanto. Ci stavo pensando perché effettivamente a questo punto non ha più un rod da parte e sta itemizzando molto meglio Shaco. Di fatto su Shaco ha pronta la build di Iliaca che si giocava una volta. Con BT, IE e Deathblade, che è un item che è stato molto buffato, quindi adesso probabilmente subentra la Deathblade rispetto a qualcos'altro. Manca la GA, però c'è davvero QSS per il Mech. QSS, ci eravamo dimenticati con la vecchia Negatron Cloak. A questo punto buono. Però attenzione Merlo, sovrascrivere questi due item la ritengo una leggera misplay. Avrei voluto veder vendere Trap Claw dal Rumble, lasciare solo la QSS e dare Trap Claw a qualcun altro. Io avrei voluto vedere invece questo item nel caso un Infinity Edge buildata, ecco, su Shaco stesso. Sì, per avrei preferito esprimere, probabilmente questo, questo per poter esprimere appieno il suo danno. Hai completamente ragione, perché sì, hai già la QSS che vale molto. Trap Claw è solo un modo per, diciamo, rispondere come in questo caso su Cho'Gath e sugli altri nel momento in cui ti fanno uno stun. Ma sono due item difensivi e hai bisogno di qualcosina in più, diciamo, più da brawler, ecco. Sì. E infatti si vede che non sta funzionando. No bueno. Winning streak appena interrotta. Yorus che comunque fermo a metà classifica, forte di aver vinto con la sua Mech Infiltrator per tanti tanti round. E mamma mia, qui sul limite dell'impossibile, Shintaro porta a casa Altri danni su Terron. A questo punto farei anche appunto una sortita, dare un'occhiata alla situazione ai piani alti da Terron. Ormai abbiamo ben capito quale sarà il più... Ok! Darius al 3, baby! Fizz al 2 qui invece, Darius al 3 su Terron. E c'è la vendita, ok. Quindi sono veramente d'accordo. Dunkin' Donuts abbastanza pesanti. Sono d'accordo. Ok. Durante questo PV Rounds chiederei alla regia di passare un po' su Theron per avvalerci di entrambi i punti di vista che abbiamo, visto che sono due gentilmente offertici dai partecipanti. Eccolo qua. Sono proprio contro l'un l'altro, quindi poco cambierebbe adesso Grace Gold e Darius con Seraphim Brace, baby. Guardali, Dunkin' Donuts pesantissimi, veramente. Scoops!
Tanti danni. E l'abbiamo visto ieri Assa aver avuto un ottimo game proprio cavalcando l'onda di un ottimo Darius ben itemizzato. Siamo passati all'altra parte del board su Teron e sono convintissimo che questa sia una comp che non ci si deve far scappare in questo metagame. Tanto danno magico, tanta possibilità di andare a minacciare anche le top tier comp proprio perché il burst di danni magico è sempre molto molto forte e di difficile counter. Avere dalla propria un Darius itemizzato è da non sottovalutarsi. L'unico piccolo grande peccato è quella presenza di Morello Nomicon su Sì, Darius è che vero. non va a coadiuvare molto bene il set del campione. L'avrei preferita su un Jayce, l'avrei preferita su, assolutamente l'avrei preferita su Mordekaiser che ne fa un ottimo uso, avendo un AoE attorno a sé. Però è tutto fuorché male. C'è comunque una componente di HP nel Morello Nomicon che giova a un Bruiser come Darius e c'è naturalmente il Magic Damage. Intanto un po' di gold per lui e una spatola che potrebbe rivelarsi molto molto utile. Attenzione, spatola not bad. Puoi andare a creare veramente quello che vuoi, puoi andare a creare un'avanguardia Spatola. migliore. O potresti andare a plantare Spatola. subito un'altra persona come Pyrate Sarebbe e scalare molto ancora bene prima. splashare Celestial, in effetti, Anche potendo. Celestial. Oppure chiudere i Blade Masters, visto che abbiamo un'Irelia, che però non credo ce la porteremo dietro chissà quanto a lungo. Abbiamo Star Guardian. No, no, Oh. no, vuole solo Però attenzione, vedere. Star Guardian Darius ha del memetico, eh? Star Guardian Darius che ad ogni cast va a darci, a rimpolpare altre Star Guardian, potrebbe essere un cheat code. Dovrebbe cominciare a fare un buyout su parecchie unità, andare a cambiare completamente il Slam. landscape della sua mappa. Però sì, abbastanza. Cioè, può farlo. Le vittorie dalla parte sua ci sono. Ah, so close. Oh, però proprio quando le abbiamo chiamate sta avendo problemi di CC su quel Darius stesso. Non riesce a esprimere il suo DPS per via dei troppi stun nel troppo CC che si è ritrovato contro. Ci sono poche Last Whisper in lobby dallo scouting che è stato fatto sinora e quindi il quartetto Vanguard è molto 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 rispettabile. C'è anche, siamo anche molto vicini a un Mordekaiser 3 che avrebbe già su di sé una gocciolina, attenzione. Lucian 2 non lo trovo così interessante, però è rimasto abbastanza attaccato all'idea di cibernetici, mi pare di capire, come comp finale, ed effettivamente è di tutto rispetto. Ha goduto di un'ottima economy, è lì in alto, e se c'è una cosa che ho imparato della Cybercomp, che pian piano è diventata sempre meno meta defining, ma che ha avuto tempi veramente d'oro nella scorsa patch, nelle scorse patch, quella precedente a Xerath, è molto 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 da cavalcare sull'early game. E avere, presentarsi al late game con buone economy e buoni items dà assolutamente lo spazio per costruire cibernetici, che è una comp di tutto rispetto, specie Sarebbe se si è utilizzata Irelia. tempo di sostituire quella Leona con Wukong direttamente, però abbiamo Sì. visto in questo caso Darius come è stato completamente shottato dall'altra parte del campo per via di Caitlyn. Caitlyn che in questo caso è buildata come full core damage, assistita dall'altra parte, dall'altro angolo, sempre per quanto riguarda il buff dei cecchini, da quest'ashe con Rabadon, che rende le sue arrow estremamente pericolose, non solo da un punto di vista dei CC, ma chiaramente anche da un punto di vista di damage, ora come ora. L'utilizzazione è strana. Sì, una situazione dove tutti hanno ottime possibilità di vittoria. Level Perché c'è up. così tanto spazio all'interno dei round? C'è così tanto tempo a loro disposizione per poter giocare attorno alle composition, intorno alle build Vanguards. e intorno alla loro economy. 4 Vanguards, altro roll. Io avrei tenuto i 10 gold vendendo Jayce e Leona, che sono distanti dall'essere portati al 2. Ah, pardon, al 3 entrambi. Però c'è stata una situazione di doppio roll e c'è da tenere d'occhio quella Kayle, che potrebbe fare da Blade Master numero 3. Arriva Irelia con Rabba Static Shiv, Irelia che sta prendendo intanto parecchi danni, viene dunkata. Attenzione, secondo dunk da parte di Darius, si ferma un attimo per via dell'IA. Intanto parte imperterrita la composizione con Jhin, Ashe e soprattutto Kayle. Dalle retroguardie, dalle retrovie che faranno i loro possenti danni. Allora, la comp di Teron è un ottimo punto. È una comp che soffre abbastanza queste fasi di mid-late game prima di andare ad ultimare la propria strategia a 6 cibernetici, per cui abbiamo bisogno di Ekko, ma sta in una posizione di discreto comfort per arrivare a questa comp. Non lo vedo assolutamente nei guai. Non vedo da parecchio utilizzare Cyber,
non l'abbiamo praticamente mai vista all'interno di queste Amazon University Series finora, e il motivo è che è un po' una comp fuori dai radar che ha molti downside e pochi pregi rispetto alla Kale comp. Però attenzione che ci siamo, c'è un Jul Gauntlet molto esatto, buono. C'era un Gauntlet che si stava puntando dall'inizio, che su questo Darius può fare veramente tanto. Il problema principale è che Darius ora come ora non riesce a esprimere DPS per via di quel troppo CC. Abbiamo contro spesso e volentieri Cho'Gath come stun AOE principale, successivamente abbiamo visto un sacco di Wukong utilizzati per la Vanguard e per la Vanguardia, e quindi come frontline contro questi ragazzi o contro comunque la maggior parte delle lineup. Quindi è dura, sono tanti spell schiaffi. Crit su Graves. Questa è una play da 9000 IQ da 4 DCS. Sono un paio di cose. Cosa fatta a caso? Allora, secondo me Darius era l'assoluto indiziato numero uno per questa ottimizzazione, ma non solo, mi piacerebbe vedere Darius abbracciare un po' ai fianchi la formazione più che stare in frontline così tanto, sta prendendo veramente troppo focus non necessario. Abbiamo Wukong che può fare il CC per primo, abbiamo Morde che ha tutto il piacere di andarsi a tankare i colpi per mandare la propria abilità off quanto prima. Darius deve stare ai fianchi, deve poter flankare le unità, deve poter maturare la propria ulti indisturbato e deve iniziare la concatenazione di colpi quando si sono abbassati un po' i punti vita degli avversari, non subito perché viene focussato. Quindi a Theron rimprovero per ora un positioning forse che lascia un po' troppo Darius nell'occhio del ciclone. Dall'altra parte invece vediamo Shintaro con un optimum build all'interno della sua Mech Infiltrator, ha tutto, ha Demolitionist Charge su Kai'Sa, ha a disposizione gli item difensivi su Mechagaren, ha a disposizione comunque anche la possibilità tramite quel Seraph Embrace di utilizzare Kai'Sa e perma stannare la backline over and over and over. La vedo un po' dura per gli altri. Non sono d'accordo con alcune delle scelte per ora di Theron. C'è stato un momento in cui ha deciso di bancare un Lucian al 4 e un... Cosa hai visto? Oh Gesù, cos'è diventato quello sciaco? Esatto! Cos'è diventato quello sciaco? Peccato di... purtroppo è dovuto rijumpare all'interno della fight, ma... Doppia Deathblade buildata nel momento in cui non abbiamo visto più Rapid Fire Cannon per permettergli quella benone. Distanza di sicurezza. Ha fatto benone. Ottima linea presa da Yorus. È stato molto molto bravo a vedere che doveva divergere da una comp canonica con l'ittimizzazione offensiva su Kai'Sa. Demolitionist Charge per Theron. E ce n'è di bersagli adatti a questa Demolitionist Charge. C'è un GP da prendere assolutamente, c'è uno swap da fare. Secondo me bisogna assolutamente divergere da questi cyber per lasciare spazio al quarto pirata, che sarebbe proprio lì GP, che ricordiamolo è un buff che si vede molto di rado da componenti di oggetti anziché gold. È molto 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 importante che Theron veda questa linea. Non deve farsi scappare questa opportunità. Opportunité égalité. Tra l'altro Morde Demolitionist di tutto rispetto. Chiaro. Che si porta attorno lo stun perpetuo, è molto interessante. No, deve assolutamente spostarsi. Cosa stava per fare? Lo sappiamo. Lo sappiamo che vuoi Demolitionist, lo sappiamo, baby. Ma non su Graves. Non so scrivere. Decisamente non su Lucian. Oh my god. Is this real life? Or it's just fantasy? Vuole sperare sul suo doppio attacco e sul fatto che dasherà. Che sarà quindi uno stun mobile, ma avevi Mordekaiser dalla tua. Questo è vero. Mordekaiser che comunque rimane vivo nella maggior parte delle occasioni. Proprio che io sappia l'interazione tra Lucian e la propria abilità, perché l'abilità è l'attivazione di due attacchi. La Demolition Charge funziona che la spell, esatto, qualora essa facesse danno, porta allo stun. Non credo proprio funzioni. Allora, nel migliore dei casi, è un pessimo portatore lo stesso Lucian, perché sono un doppio hit sullo stesso target e sicuramente non viene splashata da Blaster la Demolition Charge, perché esatto, il Blaster è un buff che agisce sull'auto-attack. Ma che io sappia, non deve proprio invece funzionare. Non dovrebbe proprio attivarsi, a differenza di, per esempio, i classici che vediamo, come Kai'Sa, come Rumble, come gli altri. È la spell che parte da fuori e permastanna, per l'appunto, la zona nemica. Quando tu vedi Rumble in avanti, quello non è il suo auto-attacco, bensì è il suo lanciafiamme che
viene attivato. Mm-hmm. Quando vedi Kai'Sa con i suoi missilotti, è sempre comunque la spell che tu vai a creare tramite appunto gli item da mana come Seraphim Brace. Qui sono autoattacchi e voleva sbloccare la tag, ma no bueno. Mordekaiser sarebbe stata la scelta migliore, perché dall'altra parte non è nessun altro che può montare questa Demolitionist. E Morde comunque intorno a sé crea una spell che può stannare tutti i nemici. Vedremo intanto Shintaro con la sua Optimum build, guardala. Kha'Zix. Kha'Zix con due spatola items, Darkstar e Celestial. Mm-hmm. Tre spatola item in campo tra le combinati tra le formazioni. 1 HP, cioè, baby. Ecco. 1 HP. Intanto Yoru riparte ancora. E adesso una volta è venuto Jace. Metà classifica. E rimane soltanto un HP invece per Teron, che ha dominato, ricordiamo, l'intera lobby per quasi più della metà della partita. Mm-hmm. Qui siamo andati gold su di persi, noi. Tantissimi gold persi nel processo, sta bancando veramente tantissimo gold senza riuscire a dargli un senso. Per me si tratta di un errore piuttosto grave in queste fasi. Si è portato un Jace al 2 in panchina, ha tenuto in diversi turni un Jace spaiato e una Leona spaiata, quando ricordo gli avevano potuto dare l'economy. Oh, gestione dell'economy discutibile. Gauntlet su Miss Fortune su un angolo ben coperto, non avrà alcun problema nello sparare. Ma è stato stannato. Confermo comunque. Sto guardando gli stand di Lucian e non vanno off. Non c'è sinergia tra Demospat e Lucian. E quindi dobbiamo guardare ancora per vedere un po' chi vogliamo. Però possiamo sempre muoverci. Andare su Yorus. Yes. Appunto su Yorus. Yorus forte di un assatanato Shaco RFC doppia Deathblade. Sono molto curioso di vedere cosa farà il vecchio giullare, che era un tempo, lo dicevamo prima, il carry principale. Si è visto soffiare il lavoro della Kai'Sa, che viene utilizzata molto più volentieri di questi tempi, ma resta assolutamente una minaccia. Il fatto che abbia Rapid Fire lo rende sicuramente più safe rispetto a tanti altri infiltrator che devono rimanere close range sui loro avversari per poter fare danno. Non vorrei che però per la meccanica e per via del blink si ritrovasse di colpo perché lo decide l'IA, perché lo decide il computer, nel mezzo della battaglia e nel mezzo di appunto tutti questi stun e tutti questi damage output, perché ricordiamo adesso cominciano ad arrivare Kyles, cominciano ad arrivare le Miss Fortune sugli angoli. Ashe e Caitlyn sono gli unici due bersagli diciamo un po' più stabili che rimangono sugli angoli della mappa senza doversi spostare più di tanto. E a loro difesa vediamo in questo caso per la Miss Fortune vediamo una Lulu entrata in campo. E vediamo appunto come stiano tutti quanti cercando di creare un sandwich pur di tenere a bada questi DPS dealer sugli angoli della mappa. Buono snipe, molto bravo Yorus. Stava tenendosi conto di quali erano stati gli ultimi round e probabilmente ha optato per andare su questa formazione di backhand sulla destra. Attenzione, esplosa anche in questo Shaco caso. È insane. Mamma mia. Che piacere per gli occhi questo Shaco livello 3, doppia Deathblade, RFC. Arriva tranquillamente Laserone a portare degli one shot con quei 330 più 330. Mi ricorda un'altra franchise, caro Merlo, in una franchise in cui c'era tale oggetto chiamatosi lo stocco divino e non aggiungo altro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma qui non lo perdi, qui rimane. A terra non ci finisce. Veramente bello vedere Shaco. Shaco 3 buffato per giunta da Karma con tanto spazio a sua disposizione, e nonostante la build a sandwich che abbiamo visto da parte della maggior parte dei concorrenti all'interno di questa board, non è abbastanza, devono riposizionarsi meglio. Tanto Zephyr un po' cheeky, vediamo. Riesce a funzionare intanto sulla prima parte della backline, rimane soltanto Lux. Shaco è ancora lì imperterrito, ecco che blocca un po' l'azione per poterci permettere di assistere meglio a questo Shaco che vola a destra, vola a manca, riesce a shottare, mamma mia il danno. Mio Dio, ha trishottato il portatore di unità livello 3 con GA Titan Resolve QSS. Veramente io
tifo per Yorus a questo punto. Ha avuto veramente il coraggio di fare la cosa giusta. Sembrerà una sciocchezza, ma a volte, specialmente in ambito torneistico, dove c'è una posta in palio, è difficile fare le scelte che sono di fatto giuste, ma divergono dal piano A. Invece è stato molto, molto bravo a fare di necessità virtù. Piovevano Deathblade sulla sua comp. Quello ha itemizzato Shaco. Bravo. Quello sì, piovevano BF su BF. Mi chiedo dove abbia tirato fuori il Rapid Fire, dove si è tirato, ma... Forse da un carosello. Forse da un carosello, perché... Mi pare di aver visto ci siamo distratti un secondo, mm-hmm, e l'ha tirato fuori e ha cambiato completamente la visione del gioco. Gunblade Kai'Sa, not bad questo eraldo per Yorus. La Gunblade Kai'Sa è tutto fuorché brutta. Assolutamente sì, dato che non ha a disposizione comunque quella optimum build che ricordiamo con Demolitionist e quant'altro, perlomeno gli dà survivability all'interno delle retrovie. E purtroppo Shintaro è stato eliminato da poco, e questo ti fa capire chi ha fatto la superior build, non tanto per via del mech che è estremamente difensivo, ma per via della componente infiltrator. Rumble importantissimo, Rumble 3. Siamo anche vicini a Echo 2, che ricordiamo è pericoloso. È pericoloso, e in questo caso non sovrascrive nessuno degli attacchi dei suoi alleati. No, qua è buono, infatti qua a me non dispiace, in sta comp è buono. Ed eccolo qua, due shot. Yorus sta giocando molto bene di positioning. È stato stannato. Attenzione, i miracoli potrebbero arrivare, ma intanto Shaco ricomincia. Ora... hexato una seconda volta. Shaco che intanto si sposta dal focus di Ash. Shaco che non viene stannato in questo caso. E penserà il resto del team a fare il suo lavoro. Ha one-shottato Jill Merlo. L'ha one-shottato. E non aveva neanche caricato molto la Deathblade, perché ha passato buona parte del round da hexato. Aveva, se non sbaglio, solo 90-90 per Deathblade, ma è bastato a one-shottare Jill, che meno male è una fonte di DPS assoluta, ma è squishy naturalmente. Questo ti fa capire che gli dei possono sanguinare. L'unico problema è, nonostante tutto questo, Hex è stato fuori per un buon 6 secondi fuori dalla partita, ma il resto del lavoro è stato chiaramente fatto e svolto egregiamente da Kai'Sa e successivamente da Echo, che hanno avuto tutto lo spazio per poter agire sull'intera mappa e sui vari bersagli. Vedremo come si comporteranno adesso, perché Shaco di nuovo viene bloccato in questo caso dal vortice, dalla Zephyr, viene anche bloccato in questo caso da Echo, che blocca in pieno Misfortune, che poteva sparare direttamente e far subire del DPS, ma niente da fare. Vengono riabbattuti tutti quanti per via di Kai'Sa ed Echo. Yorus top 2. E Gucci Gang infatti ha venduto cara la pelle chiudendo al terzo posto. Ho dato una spizzata in chat sull'inizio di serie per vedere appunto quali fossero i nomi noti, gli notable attesi dalla chat, e c'era effettivamente attesa per Gucci, che è un master player da tenere d'occhio. Si sta comportando bene, chiude la prima lobby al terzo posto, non era una lobby facile, Piddu e il carissimo Yorus hanno fatto veramente numeri da circo per arrivare a delle comp tutto fuorché subottimali, pur divergendo entrambe dall'optimum, e quindi terzo posto, e ora è Zap tra Yorus e Piddu. Piddu potrebbe ritrovarsi quell'unico ex in volo a breve. Attenzione, infatti sì, viene bloccata. Niente bello da fare, snipe, niente nulla, molto niente bene, nulla per voi. E questo significa niente ex, niente survivability. Shaco in questo caso viene exato, viene portato a casa. Il resto del danno arriverà comunque da parte di Jin, che sta cominciando a tirar fuori del danno importante. C'è il danno importantissimo in uscita da questo Jin. E adesso è gioco di Zap, è gioco di positioning, bisogna andare a prenderlo e sniparlo. Una seconda Zephyr sarebbe molto interessante. Sono due Zephyr, giocano ad entrambi i player queste Zephyr, forse più a Piddu che a Yorus in effetti, perché sollevare Shaco, Seraph chiaramente per Kai'Sa, c'è molta roba utile in questo carosello. Secondo me ne esce vincitore però Piddu, che ha un'altra occasione di sollevare una fonte di DPS, alleggerire il carico sulla propria backline e darle tempo di buttare giù il mecha Garen per poi concentrarsi sugli Assassins. Non è facile buttare giù quella Lulu, ha una Bramble Vest addosso, una Trap Claw a disposizione, è comunque molto molto difensiva, e nonostante l'abbiamo vista svolacchiare nel cielo, chiaramente non è stata focussata in quel caso dal squad della backline, dalla squad di Infiltrator, come in questo caso Kai'Sa. Verrà di nuovo messa al vento, perché il posizionamento pure dovrebbe essere trash. Non c'è trash. Focus su Jin di nuovo, però attenzione, non ha girato la... ritornare di nuovo al vento, intanto il primo shot da parte di questo Shaco, arriverà intanto il terzo shot, ecco che farà il suo lavoro.
Cacchio, è vivo, over and over. Anche Jin è vivo. Molto molto vivo, la GA non è scoccata, il danno sta arrivando, gli stun ci sono, eccolo qua, comincia a shottare tutti quanti, Rumble non può fare nulla, non c'è tank e quindi non c'è stun e Pidu si porterà in estremo vantaggio vincendo la partita. Gran game da entrambi, veramente mi è piaciuto che abbiano dovuto fare i conti con dei percorsi assolutamente non ovvi per raggiungere le proprie comp finali. Noto come questi giocatori diano vita ad una lobby molto molto competitiva, molto serrata. Ci aspettano secondo me altri due game molto interessanti quest'oggi. Non c'è stato strapotere, è vero, è stata una galassia non scontata, non di scontata interpretazione, Medium Legends che cambia un po' le carte in tavola, può succedere chiaramente, la Liliac Nebula è dietro l'angolo e bisognerà a quel punto essere ancora più adattabili, ma vero, non ho visto fare il compitino a questi player per ora. Assolutamente non c'è il compitino e molta flessibilità donata anche chiaramente dai tempi di gioco decisamente più allargati, più allungati, donati dalla Medium Legends, e chiaramente nel momento in cui hai così tanto spazio, così tanta possibilità di andare a stipulare i tuoi gold in recesso, quindi ok, sto perdendo, who cares, posso fare addirittura due caroselli interi in full losing streak e avere ancora comunque 110 o 100 HP da parte per poter poi prendere quelle build un po' più lente che carburano soprattutto sul mid late game. E abbiamo appunto visto due mech infiltrator invece della solita singola, addirittura spesso e volentieri nelle settimane scorse la mech infiltrator veniva completamente snobbata, ma nel momento in cui c'è la lotta su quei pezzi cardine come per esempio Fizz, Anni, ma specialmente pezzi come Rumble che abbiamo visto spesso e volentieri essere presi, messi in panchina, ma mancava il Rumble successivo, quindi lo vedevi all'1, non riuscivi a vederlo a 3 e cose di questo genere, cosa fai? Vai a ottimizzare i tuoi infiltrator, vai a ottimizzare lo Sciacco, vai a ottimizzare Kai'Sa. Per quanto riguarda ciò che abbiamo visto in questo preciso game, in questo preciso momento, sono piovute BF Sword, sono letteralmente piovute addosso in più di un'occasione, quindi la scelta era ovvia fino alla fine, a partire già dal primissimo carosello dove lui si è ritrovato con una BF su quel Fizz. Sostanzialmente a quel punto cosa vuoi fare? Sfruttare la Deadblade, sfruttarla al meglio possibile, cercare di shottare la backline. Interessante come con la Zephyr di Ekko si sia cercato di bloccare la Lulu per impedire gli X, ma la Lulu, diciamo in volo, non shottata, ha permesso a lei di sopravvivere più a lungo e di eventualmente fare l'ex lo stesso e bloccare non solo uno ma più bersagli per via del suo livello 2. Quindi ci sono stati problemi di calcolo anche lì. C'era una situazione da checkmate portata dalla presenza di una Jhin e di una Lulu ugualmente pericolosa.